siamo qui di fronte a questo pullman che rappresenta l'evento che abbiamo organizzato e proposto nella giornata di oggi. Il progetto dentro cui siamo si chiama Viaggio Italiano, scopri l'Italia che non sapevi. Un invito a scoprire un turismo meno nuoto e una risorsa per l'intero territorio. È un progetto finanziato dal Ministero del Turismo ma attuato dalle regioni che dal basso si sono proposte a coordinare diversi settori. La Regione Marche coordina il settore del turismo attivo, dell'outdoor. La Regione Toscana coordina il filone dell'enogastronomia. Dentro questo filone si colloca l'evento di oggi. Abbiamo un bus, ve l'ho appena indicato, che ha girato tutta l'Italia, tappa dopo tappa, sosta regione per regione, per proporre il piatto rappresentativo di quella regione e, attenzione, l'aroma, il profumo che evoca, identifica una regione. Allora, per le Marche siamo a Fano perché il piatto è una commissione di studio, ha proposto il brodetto come piatto rappresentativo di Regione Marche. E Fano è una delle località principali dove è possibile assaggiare questo piatto che ci è stato proposto dai cuochi sul bus. Abbiamo presentato anche l'aroma e l'aroma che identifica il profumo della Regione Marche è stato identificato con l'anice, in particolare con l'anice di Castignano. Abbiamo tutti i numeri per proporci su un mercato globale per essere una destinazione attrattiva anche dal punto di vista enogastronomico. Fano, destinazione Italia, una città che con il suo brodetto è diventata sempre più attrattiva. Sì, è una iniziativa importante che accogliamo con grande piacere. La disponibilità della Regione Marche e della Confesercenti, che è l'organizzatore del Festival del Brodetto, a rappresentare la regione in questo viaggio appunto tra le regioni con uno dei nostri prodotti tipici, che è il brodetto, che solitamente promuoviamo con un festival durante il mese di maggio, a cavallo tra maggio e giugno, ma che ovviamente parla del territorio durante tutto l'anno. Il turismo ha sempre più bisogno dell'enogastronomia per rendersi più attrattivo, per richiamare un turismo anche internazionale. Sì, il turismo ha bisogno di organizzare eventi, cioè di avere negli eventi un momento di attrazione importante per i turisti che vogliono raggiungere la nostra città. Il turismo è molto cambiato, è molto mordi e fuggi, quindi abbiamo la necessità di fare in modo che i turisti scelgano la città di Fano. Per scegliere la città di Fano ci devono essere anche delle attrazioni e ovviamente un prodotto enogastronomico, un festival enogastronomico e tutta una serie di eventi possono fare in modo che il turista scelga la città di Fano, ovviamente non solo per il mare, non solo per le bellezze artistiche, ma anche perché c'è qualcosa da fare, anche da assaggiare, da assaporare, che leghi la vacanza sia alle bellezze naturali ma anche all'enogastronomia e al divertimento.